Buonasera, benvenuti signore e signori a questa serata del Trento Film Festival organizzata dalla provincia autonoma di Trento, ma da enti e associazioni che hanno fatto del loro meglio affinché voi possiate godervela sia qui in sala che sui social, le dirette Facebook e quindi, come dire, buona serata a tutti. Nel corso degli interventi conosceremo queste persone, i rappresentanti di questi enti e di queste organizzazioni. Noi siamo in Val di Fassa, siamo in uno dei territori dove si elevano nella loro straordinaria bellezza le Dolomiti riconosciute patrimonio dell'umanità. Quindi siamo in Trentino, ma sapete che ci sono anche negli altri territori, dopo lo vedremo meglio. Siamo in Trentino e il referente per le Dolomiti UNESCO del Trentino, della provincia autonoma di Trento, è il dottor Romano Stanchina, che è anche il responsabile delle aree protette del Servizio Sviluppo Sostenibile. Prego, dirigente, prego, a lei. Grazie Fausta. Mi si sente, sì. Buonasera a tutti anche da parte mia. Prima di tutto riporto il saluto del vicepresidente della provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, che è anche assessore all'ambiente e che è anche il presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO. E devo fare dei ringraziamenti, voglio fare dei ringraziamenti assolutamente anche da parte del vicepresidente Tonina, innanzitutto al Film Festival che ci ospita con questo importante evento. E mi sia consentito ringraziare anche i colleghi Fabio Scaletta e Giuliana Cristoforetti, che in particolare Giuliana che ha voluto questo evento, che si sono occupati di Dolomiti UNESCO per tanti anni, hanno portato il testimone per tanti anni, che adesso è arrivato nelle mie mani e nelle mani della mia dirigente generale Livia Ferrario. Per me è un onore essere qua da uomo di montagna, appassionato di montagna e trovo molto molto centrata questa serata, questo argomento. La frase bellissima di Tom Ballard, I'm not alone, I'm with the mountain, credo che tutti gli amanti della montagna, tutti quelli che vanno in montagna la vivano ciascuno a modo suo, ma la vivano tanto. Insomma, io per esempio, per quel che faccio, un livello molto infinitamente più elementare rispetto a quello che fanno i grandi alpinisti, questa frase dentro di me me la porto sempre dietro quando cammino in mezzo ai boschi, sulle cime, sulle nostre rocce. Quindi buona serata a tutti, sarà sicuramente una serata molto bella anche perché è stata molto ben strutturata con tante voci diverse che vengono anche con sensibilità diverse, quindi non solo l'alpinismo ma anche sensibilità, altri tipi di arte, perché anche l'alpinismo è un'arte, altri tipi di arte con cui interpretare la montagna. Bene, grazie molte, grazie al dirigente Stanchina. Lo dicevamo prima, le Dolomiti UNESCO si elevano su tanti territori, non solo in Trentino, non solo in Alto Adige, ma anche in Veneto, in Friuli Venezia Giulia. E naturalmente sapete tutti che c'è una gestione di questa regione dolomitica e la gestione è affidata alla Fondazione Dolomiti UNESCO. Qui con noi oggi c'è Marcella Morandini, che è il direttore della Fondazione. Prego, direttore, benvenuta. Grazie, buonasera. Benvenuta. Grazie. Sì, come già dicevi tu Fausta, come ha detto dottor Stanchina prima, le Dolomiti sono un bene estremamente complesso, oltre che eccezionalmente bello e importante anche per la storia geologica del pianeta Terra. E la gestione ARET appunto è affidata alla piattaforma fondazione, che ha il compito di mettere insieme soprattutto i soggetti territoriali, quindi la provincia autonoma di Trento, che adesso appunto ha la presidenza, con la provincia autonoma di Bolzano, la regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Ma è soprattutto un compito culturale, anche il motivo per cui la fondazione, insieme alle province e alle regioni, sostiene anche iniziative di formazione soprattutto, ma anche di divulgazione di conoscenza. E riflettere anche sul senso, come questa sera, del rapporto tra singolo e patrimonio mondiale, montagna nel senso più ampio, ci rende sempre un po' più consapevoli del senso
di questo riconoscimento al massimo livello mondiale, appunto il riconoscimento dell'inserimento nella lista del patrimonio mondiale, ma è anche un conoscersi, cercare di guardarsi dall'esterno. E quindi anch'io, insomma, sono molto curiosa di sentire cosa ci diranno gli ospiti di questa serata, sicuramente ci porteranno degli spunti ulteriori di riflessione, quindi grazie al Trento Film Festival, che è sostenitore della Fondazione ormai da tanti anni, e grazie al pubblico presente, e buona serata a tutti. Grazie. E grazie a lei, dottoressa. Grazie. Abbiamo detto Trento Film Festival, qui vedete ci sono le genziane che sono il logo del Trento Film Festival, e adesso chiedo al presidente del Trento Film Festival, Mauro Leveghi, di salire a portarci il suo saluto. Prego, presidente. Benvenuto. Grazie Fausta. Buonasera a tutti. Beh, innanzitutto devo dire, mi congratulo per la gestione della sala, le distanze, le mascherine. Viviamo una stagione particolare e credo che rispettare le regole sia il primo passo per poter fare anche comunque continuare a vivere eventi culturali come questo. Il Trento Film Festival ha dovuto, come dire, riprogettarsi, rigenerarsi in qualche misura, perché è un festival sperimentale quello di quest'anno. Per quanto riguarda il cinema, abbiamo certo le sale, ma abbiamo la piattaforma streaming, le arene all'aperto. In questi giorni, diciamo che non siamo stati aiutati dalla pioggia a gestire le arene all'aperto, però devo dire che funziona molto. Ma abbiamo organizzato un festival diffuso sui territori. Ci siamo detti, se normalmente il popolo alpinistico della montagna, gli amanti, chi riflette sulla montagna, la brutta montagna, viene a Trento ad abbracciare il Trento Film Festival, in questa situazione sia il Trento Film Festival che abbracciare i territori. E quindi abbiamo fatto un lavoro, come dire, per avere un festival grande, diffuso. Ed è, l'evento di questa sera sta in questi termini. Questa sera poi si ricorda Tom Ballard, si ricorda il suo spirito, non è solo, è con la montagna. E devo togliermi un sassolino dalle scarpe. 3 settimane fa una trasmissione televisiva durata quasi 2 ore e mezzo, ha ripercorso la vicenda di Nardi e del Narga Parbat, come dire, ultima meta, quando è successo quello che è successo, con un film anche poi su Nardi. In tutta la trasmissione, certo, è stato citato che c'era anche Tom Ballard. Nom e prenom, come dicono i francesi. No, non va bene così. Tom Ballard aveva un cuore, aveva una testa, aveva un corpo. E era assieme a Nardi. Quindi certo, nessuno discute che la trasmissione o l'evento che era stato organizzato su Nardi, però qualche riflessione in più su chi stava con lui, ci stava. Ecco perché noi siamo anche, come Trento Film Festival, praticamente felici di questo evento questa sera. Perché certo ricordiamo, come dire, lo spirito, il senso dell'andare in montagna. Quella frase ricorda questo. E credo che sia dovuto al sacrificio che ha fatto Tom Ballard su questo. E questa frase a me ricorda una delle prime volte che ho conosciuto, l'ho visto qui in sala, prima ho salutato Almo, gestore del rifugio Antermoia, che un giorno è arrivato al suo rifugio, che era un po' stanco, faticato, io non sono alpinista, vado in montagna ma non sono alpinista, mi ha detto stai tranquillo, beviamo un bicchiere, mangia una fetta di torta, stai qui. E da lì ho capito quella volta, molti anni fa, che lui esprimeva una serenità interna, una tranquillità. E ho capito che chi fa l'alpinista deve avere veramente in fondo questa grande serenità interna, questa grande pace interiore, per poter avere l'equilibrio poi sul difficile, come si dice. Per poter tornare anche. Sì, certo. L'ultima cosa che devo dire su questo è che quest'estate è stata un'estate strana. Abbiamo assistito a una sorta, permettetevi, di assalto alla montagna.
quasi fosse una scialuppa di salvataggio dal Covid, dal caldo e dalle zanzare. Dico, non siamo pronti a questo. La montagna non è pronta per questo, perché la montagna ha bisogno di chi la frequenta di cultura. La montagna è cultura anche del limite. E se si dovessero ripetere situazioni come questa, questa frase non ci sarà più, non saremo mai soli con la montagna. Grazie. Grazie al Presidente Leveghi e grazie agli spunti di riflessione che ci ha donato e che naturalmente tutti noi, come dire, possiamo cominciare a fare e a evolvere dentro di noi. Ecco, chiamo sul palco Michela Marangoni dell'Associazione Culturale Antermoia, che probabilmente molti di voi qui in sala conoscete, insieme al marito Davide cura molti degli eventi che si svolgono qui, no? E anche mi pare che vi prendete cura di questo posto dove siamo noi stasera. E così volevo capire un po' qual era il suo... Per noi è un grande onore avere ospite il Trento Film Festival con questa serata evento. Noi siamo qui in valle, questo è il terzo anno che abbiamo assunto la direzione artistica degli eventi di Campitello e Mazzin, grazie alla fiducia delle amministrazioni e dei comitati. E fin da subito abbiamo voluto e cercato una collaborazione col Trento Film Festival, perché per noi era una realtà culturale dal respiro internazionale dalla quale non si poteva prescindere in un luogo di montagna. Noi viviamo qui anche se non siamo di qui. E per noi, quindi, abbiamo ospitato in questi tre anni in valle numerose proiezioni di film e cortometraggi delle varie edizioni del Trento Film Festival. E naturalmente le serate si sono svolte qui al Palau Dolomites, che è un luogo che comunque è nuovo, insomma, ha tre anni di vita, o in piazza Campitello. E queste serate si sono svolte anche grazie a un'altra importante collaborazione, una realtà molto importante per la valle, che è il CAISAT Alta Fassa, con la quale vedo in sala Licia e Assunta, le ringrazio perché comunque grazie anche al loro contributo siamo riusciti a portare avanti questa collaborazione. Quando quest'anno, per questa edizione diffusa, no, come diceva il Presidente, sul territorio provinciale, il Festival ci ha chiesto di ospitare una serata, siamo stati felicissimi perché riteniamo questo appuntamento molto importante per la valle e anche testimonianza di un sodalizio, no, che si è creato. Che ormai è quasi storico, no? 2-3 anni. Sì, speriamo di continuare anche in futuro. Poi una serata che parte da Tom Ballard, che comunque è un personaggio a cui legato a questa valle, alle sue montagne e a molte delle persone di questa comunità. Quindi ci sembrava anche bello il segno proprio della serata. Ecco, naturalmente la gestione quest'anno degli eventi è stata complicata, però questo è l'ultimo appuntamento, quindi chiudiamo anche in bellezza questa stagione estiva di Mazzin con tutte le regole che siamo stati costretti, però la salute va messa al primo posto e quindi siamo ben contenti di continuare a fare cultura nonostante le attenzioni necessarie. Ecco, grazie a tutti per essere venuti e buona serata. Grazie Michela e in bocca al lupo per il piccolo o la piccola che nascerà, la piccola che nascerà. Benissimo, siamo nel comune di Mazzin, quindi è d'obbligo invitare il sindaco di Mazzin, Nicoletta Dal Lago. Prego sindaco, siamo contenti di ospitarla su questo palco, prego. Benvenuta. Buonasera. Allora, buonasera a tutti, non solo da parte mia, vi porgo un caloroso saluto anche da parte di tutta la mia amministrazione comunale, del Comitato Manifestazioni di Mazzin. Beh, l'Associazione Antermoia ha già salutato nella figura di Michela. Io, guardate, sono davvero molto, ma tutti, onorata di aver potuto ospitare qui in questa nostra nuova struttura del Palau Dolomites un evento così bello e importante. Avere qui il Film Festival, appunto, come rassegna, ecco, così anche importante a livello internazionale, è davvero una cosa molto importante per noi, perché vuol dire anche
lanciare un attimino anche il nostro comune da un punto di vista culturale. Ci mancava questo aspetto e sicuramente una serata come questa aiuterà tanto, ecco, in questo senso. Abbiamo avuto altre belle serate importanti, ecco, questa devo dire è una tra quelle. Ecco. E ringrazio davvero tutti quelli che hanno collaborato perché potesse essere realizzata, ecco, qui dal CAISAT Alta Val di Fassa. Michela, bravissima, che devo dire ha gestito sempre. Che lavora fino sempre, all'ultimo giorno del, senz'altro, della gravidanza. Senz'altro, poverina, devo dire, davvero bravissima. E anche poi un anno un po' così difficile, certo. Non, insomma, per la situazione, ecco, ancora d'emergenza in corso, però è andato tutto bene, siamo davvero molto molto soddisfatti. Io mi auguro, ecco, che veniate, chissà, ancora più avanti, ancora a trovarci. Ecco, ringrazio anche voi tutti che siete qui presenti, così avete potuto vedere anche la nostra struttura per chi non ci fosse mai venuto e vi auguro buon proseguimento di serata. Lascio spazio ai veri interpreti che sapranno sicuramente emozionarci. Grazie. Grazie Sindaco, grazie a lei, prego la porti pure con sé. Ecco, il CAI SAT FASSA è già stato ringraziato in due occasioni, ma mi corre l'obbligo di ringraziare anche altri enti che hanno collaborato a questa serata, per esempio l'azienda per il turismo della Val di Fassa, mi pare che in sala ci sia il direttore Andrea Weiss, sapete è presieduta da Fausto Lorenz, e poi le autorità che sono presenti, che io ovviamente non conosco tutte, ma credo anche che forse l'ho intravista, ma non sono sicura perché era un po' distante, forse c'è la procuradora del Comune General de Fassa, la senatrice Elena Testor. E adesso piano piano cominciamo a entrare nel vivo della serata perché, come dire, l'abbiamo già citato più volte, Tom Ballard, lo sapete tutti meglio di me, non è più con noi perché alla fine il 24 febbraio dello scorso anno è rimasto con il suo compagno Daniele Nardi sullo sperone Mammori in Nag Barbat, però come dire, noi non solo lo ricorderemo con questa sua bella frase I'm not alone, I am with the mountains, non solo in montagna, sono con le mie montagne, e lo cominciamo a ricordare con una poesia, una bella poesia che è scritta dalla poetessa Antonia Pozzi, e per questo invito sul palco Chiara Turrini. Prego Chiara, venga. Benvenuta. Chiara, prima di leggere la poesia, Chiara, se mi permetti solo due parole, due, perché so che voi, tu e Tom, vi siete incontrati e allora volevamo solo una piccola ricordo di questo. A me è capitata una cosa bellissima. E uscivo dal foyer di Santa Chiara, dell'auditorium, e con in braccio un mazzo di fiori. Ero andata a leggere perché sono una voce recitante. E ho incrociato sulla mia strada, della vita anche, Tom Ballard. E io lo conoscevo, mai visto, nel senso che lo conoscevo attraverso ciò che ha fatto. E quindi io ce l'avevo dentro. L'ho incrociato. Oh mamma, io sono rimasta basita. E io l'ho abbracciato e gli ho detto che è un figo. Lui proprio così. Perché sì, sei un figo. E sono così, è stato per me un attimo di vita e di felicità, e sono finita nel suo film, cioè nel film che è stato fatto su di lui. Sono raggiante, persino bella, e quindi è stato un incontro meraviglioso e casuale. Ce l'ho nel cuore. Bene, e adesso noi ci apprestiamo ad ascoltare dalla tua voce la poesia scritta da Antonia Pozzi. Prego. Anima, sii come la montagna, che quando tutta la valle è un grande lago di viola, lei sola, in alto, si tende ad un muto colloquio col sole. La fascia l'ombra sempre più da presso, e pare
intorno alla nivea fronte una capigliatura greve che la rovesci, che la trattenga dal balzare aerea verso il suo amore. Ma l'amore del sole appassionatamente la cinge d'uno splendore supremo. Appassionatamente bacia con i suoi raggi le nubi che salgono da lei. Salgono libere, lente, svincolate dall'ombra, sovrane, al di là d'ogni tenebra, come pensieri dell'anima eterna verso l'eterna luce. Grazie. Grazie a Chiara Torrini, grazie mille della sua professione. Bene, dicevamo Tom Ballard non è fisicamente qui, ma questa sera lo sarà quantomeno con il suo spirito. E chiamiamo però qui, abbiamo con noi Stefania Pederiva, la sua compagna e alpinista, che chiamo qui sul palco e poi sentiremo dalla sua voce. Prego Stefania, benvenuta. Eccoci, prego. Ci sediamo nella prima sedia qui. Dobbiamo stare un po', ecco, qua avremo poi il microfono. E c'è anche con noi Bruno Pederiva, padre di Stefania, guida alpina, maestro di sci e di alpinismo, istruttore nazionale, lo conoscete tutti qui in valle. Prego Bruno, si accomodi. E poi abbiamo un'altra, prima il dirigente Stanchina parlava di altre sensibilità, altre voci, e abbiamo l'onore oggi di avere qui anche la pittrice Riccarda Decker, grande appassionata di montagna, e le Dolomiti UNESCO le ha dipinte tante volte, quindi prego. Tra l'altro dovete sapere che Riccarda vive a New York, ma il cuore ce l'ha qui, nelle Dolomiti UNESCO e nelle sue montagne. Dopo sentiremo cosa ci racconterà. E con noi abbiamo anche, come dire, tutti, all'anagrafe si chiama Maurizio Zanolla, ma tutti lo conoscono come Manolo, Manolo il mago. Prego Manolo, credo che venga da qua, forse. Sentiremo lui. L'alpinista della solitudine per antonomasia. Prego Manolo. Grazie di essere venuto e mi corre anche l'obbligo di ringraziare Montura, che è stata una delle artefici anche di questa serata. E poi abbiamo un'altra sensibilità artistica, una sensibilità artistica che ha a che fare con la musica. Abbiamo Margherita Berlanda, musicista, fisarmonicista, benvenuta. Prego. Poi sentiremo da lei la musica, quanto ha a che fare poi con le Dolomiti UNESCO. Ecco, noi abbiamo i nostri ospiti qui sul palco, ma prima di dar voce alle loro voci dal vivo, ci vediamo un filmato e così ci ricordiamo e facciamo una bella riflessione sulla vita di Tom Ballard. Prego, chiedo alla regia di mandare il filmato. Le Dolomiti sono bellissime e molto particolari rispetto alle altre montagne perché hanno questi muri verticali e queste guglie svettanti, molto belle. Io ho sempre vissuto nelle Dolomiti sin da quando sono bambina. Sono legata qui alle Dolomiti. Ho passato tutta la mia vita qui. Il mio primo ricordo della montagna risale a quando avevo 6 anni.
Mio papà mi portò a scalare, sì, è una piccola arrampicata facile. Il mio ricordo principale è che non aveva pazienza. Mio padre è sempre stato appassionato di arrampicata. È stato uno dei pionieri in Italia dell'arrampicata sportiva, sì. Anche qui in Dolomiti. Con Manolo, Heinz, sai. Ma io, per me, sono nato qua, sono le mie montagne, anche se ho girato un po' il mondo, dall'Himalaya alle Ande, alle Rocky Mountains e poi tutte le Alpi, però le Dolomiti sono le mie montagne dove sono cresciuto, ho imparato tutto. E sono una grandissima scuola, perché se sai muoverti in Dolomiti, sai muoverti dappertutto. Conosciuti lì a San Nicolò, veniva con questo pulmino scassato. Poi Marco mi aveva detto di questo Tom che andava su per, su per il catinaccio, no? Allora dopo c'è stata anche la conoscenza personale a San Nicolò e poi abbiamo arrampicato parallelamente o insieme. Poi suo padre ogni tanto non c'aveva voglia di farsi cura, allora arrampicava anche con me. E poi dopo ha conosciuto la Stefania e poi dopo quando scalava con la Stefania a me non mi cagavano proprio, loro scalavano e io potevo arrivare ma ero un estraneo, dovevo sparire. I think it's this. I don't know, the rock up there, you see. I looked at this for, I don't know, first winter I was here, I looked at it and I never went. And then the second winter I never went either. And then in the spring, I think in May, I think it was, I decided finally I would actually go and climb the route up there. It's quite easy, but I don't know why I never climbed, because I look at it every day. I didn't really choose this valley, but I mean, when I was here in the summer, we met quite a few people and became friends with quite a few people. So obviously it was nice to be able to come back and to see them and talk with them and climb with them. And when I came back here the first winter, it was in this valley near here, like in the Catinaccio, which is just behind where I wanted to do the routes I wanted to do. That's why we were based here. And then the second winter I came here just because I knew it was a nice place. I hurt my hand in the autumn, so I wasn't going to climb very much, so I knew, okay, I come here and then I see how my hand goes on through the winter and then I can see what I do. And so that's why I came here in second winter. And then I just stayed. Questo era proprio il suo parco giochi, diciamo. Ha chiurato tante vie. Tra questi due alberi c'è una piccola falesia, una piccola parete che ha chiurato Tom, che si chiama Pareti Serpenti, qui sulla crepa di Soccorda, con vie di difficoltà fino al 7C+. Lui chiurava le vie e poi voleva ripeterle con me, assolutamente. Una volta mi ha trascinato anche con la febbre e infatti la via si chiama Scarlet Fever. E invece la prima via che abbiamo scalato insieme era praticamente un invernale, siamo saliti con le pelli fino ai piedi del catinaccio la sera, abbiamo dormito in tenda e poi il giorno dopo alle 6 di mattina abbiamo scalato questa via. Qui in mezzo alla parete, Baptism of Fire.
e poi insieme abbiamo scalato anche Beauty and the Beast qui sulla cresta di Lavoi, che è a sinistra, no, del catinaccio della parete principale. Molto belle. E abbiamo fatto insieme le prime ripetizioni in libera. Ah, io non so quante, so che ne ho aperte sulla parete rossa, sul catinaccio, sulla cresta di Lavoi, là vicino alla punta Emma sull'est del catinaccio. Un anno abbiamo ripetuto il pesce insieme in giornata, che è stato bellissimo. Poi gli piaceva anche scalare da solo. Mi abbiamo detto certe volte stai attento perché se si spacca una piglia sei a terra, ma lui non gli fregava niente, andava soltanto, era così, tutto così facile per lui che... così. Solo climbing is sort of the main form of climbing that I do. I prefer to be alone. That's the way that I mostly prefer to experience the mountains, experience the environment. Così era proprio un alpinista e difatti le linee che ha fatto non seguono sempre una roccia super sana, seguono una roccia articolata, logica e tante volte un po' così anche che bisogna stare attenti a quello che si prende in mano, insomma non è proprio tutto diciamo semplice e banale dove ha fatto delle vie, sono tutte difficili le sue vie. Partiva con il suo zaino, magari anche con la bicicletta. E andava senza bisogno di nessuno. Tutte le vie che ha scalato, per lo più le arrampicate in solitaria, anche se molto spesso senza l'ausilio di corde o di attrezzature. Penso in un'estate abbia fatto più di 100 vie. I guess it's a very free life living here. Because, I mean, day to day I can do whatever I want. I can go, I can say, okay, today I go up there. And then maybe tomorrow I go up there or somewhere else. Yeah, whatever I want to do, depending on the weather or what I feel like or, yeah. So it's very free, it's very, I mean, yeah, we live in the tents all year round. So maybe it's, to go in the mountains, then we're already a bit closer to the mountains. Not, I don't mean in terms of distance, I mean in terms of feeling, if that makes sense. Un ragazzo molto solitario, sì, sulle sue, forse con un rapporto appunto molto particolare, intimo con la montagna, forse cercava questa madre che poi gli è mancata, no? La trovava in madre natura. Senza dubbio non era un alpinista di tante parole, ma veramente di molti fatti che magari non sono stati comunque resi pubblici, perché lui, per lui l'importante era arrampicare o comunque fare, perché per il piacere di fare. Ma forse andare in montagna per Tom era una ricerca personale, forse. Non so cosa cercasse esattamente. Forse l'essenziale o forse... non lo so, la sua personalità. For me the mountains are... I mean, they're my life, no? I don't really see myself anywhere else.
For me it's very, very natural to be in the mountains. If I'm somewhere else, then it doesn't feel natural for me. Senza arrampicata non sarebbe nata nessuna storia, senza dubbio. Infatti ci siamo conosciuti in una falesia, l'ho contattato poi io per andare a arrampicare e quindi, diciamo, il legame principale è stato nella nostra storia l'arrampicata. Beh, come facevi a star con Tom? Se no... non so. Cioè, ripetere a scalare quelle che abbiamo già liberato insieme, no, perché vorrei mantenere il ricordo autentico di com'era. Forse vorrei scalare... Io sto meglio in solitudine, a dire la verità. Sì, a volte cerco la compagnia degli altri, però sto bene anche in montagna da sola. Climbing and being in the mountains on my own is not at all lonely, no. Because you're not on your own, you're with the mountains, if that makes sense. Non sono solo, sono con le montagne, questo diceva Tom Ballard. Stefania, cioè, noi vorremmo sapere qual è il messaggio che ti porti nel cuore, tu e Tom che scalavate insieme in Dolomiti UNESCO. Chiaramente non vogliamo sapere i tuoi sentimenti privati, che rimangono intimi, però quello che ti porti nel cuore, voi vi siete conosciuti attraverso la scalata, e quindi che cosa ti è rimasto dentro? Mi è rimasto dentro... Un po' più vicino. Sicuramente dei bellissimi ricordi, tra i più belli della mia vita. Penso che non si senta, aspetta un secondo solo, vediamo se riusciamo. Prova. Prova. Si sente? No. No, è acceso, è acceso. Ecco, dovrebbe funzionare, credo. Prova. Sì, tra i ricordi più belli della mia vita, dei momenti autentici con una persona comunque fuori dal comune, come avete visto, perché è cresciuta a stretto contatto con la natura, sempre in montagna, e dei momenti magici che, vabbè, io ho dei bei ricordi e vivranno per sempre in me. Ecco. E arrampicavate molto anche d'inverno insieme? No, l'inverno non tanto, a me non piace la neve e il freddo e neanche il ghiaccio, a lui sì. Quindi magari lui andava da solo d'inverno? Sì. E tu stavi... Ti ringrazio molto. Adesso volevo chiedere a Bruno, lei è un grande alpinista, c'ha tanti, 30 anni, di, credo forse di più. 40. 40, ma io la facevo più giovane. 50 di attività, perché ho cominciato 10 anni ad andare in montagna. Però insomma nelle Dolomiti UNESCO c'è un sacco di anni di esperienza, diciamo così. È stata molto bella la frase che ha detto nel filmato: se sai andare in Dolomiti, sai andare dappertutto, no? Beh, è una grande scuola, le Dolomiti hanno insegnato a Messner, hanno insegnato a tantissimi alpinisti che poi dopo sono andati anche nel mondo, mondo, e tutti sono passati per le Dolomiti. Per questo si dice alpinisti, va bene, nelle Alpi, ma prima tanti di noi sono nati nelle Dolomiti e poi sono andati nelle Alpi, poi sono andati in Himalaya e sono diventati, la scuola è buona e hanno fatto delle grandi cose qui e sono riusciti a farle imparando anche... Imparando qui, sulle Dolomiti. Certo, certo. Io volevo tornare un momento a quando lei con Tom, credo fosse il 2018 ma non sono sicura, ha scalato la Torre Vallaccia. Quella torre che era stata, quella via sullo Spigolo Ovest che era stata aperta da Tony Rizzi e Tony Grossi nel 61. E voi siete stati in parete, credo, 7-8 ore. Sì, era una via
che ha segnato un po' la storia alpinistica fassana negli anni 60, perché era uno spigolo bellissimo da vedere, e Tony Rizzi e Tony Gross erano allora due fra i più forti alpinisti della valle, e hanno aperto questa via. E io, il mio desiderio era quello di ripetere questa via prima che Tony Rizzi morisse, ma non c'è stata l'occasione. E purtroppo a dicembre del 17 Tony Rizzi è morto, e l'estate dopo invece siamo riusciti a farla questa via. Ecco, mi rimane il rammarico di non averlo fatto finché lui era in vita, perché ci tenevo a farlo, perché ero molto legato. Ma e Tom lì veniva su tranquillo, veloce, ma è lui una era, via... era un fuori classe, scalava bene sul ghiaccio, era bravissimo in roccia e non aveva nessun problema. Quindi, come dire, ve la siete fatta tranquilli su e su, lei, sì, con tanti anni di esperienza? Sì, però il giovane davanti e il vecchio dietro. Quando ero giovane io andavo io davanti. È così, adesso... nella vita è così, no? C'è anche, sempre... anche con Manolo abbiamo scalato per diversi anni. Alcune volte lui davanti, alcune volte io davanti. Sono dei bellissimi ricordi che rimangono nella vita. Tante volte in Dolomiti? Le Dolomiti sono molto belle, e noi che siamo dei... Sono anche un alpinista, sono stato anche in Himalaya, però io sono un dolomitista, e le Dolomiti sono veramente belle. Questo è. Lei ha fatto un bellissimo spot delle Dolomiti UNESCO. Quindi, bene, vi ringrazio, e vorrei chiedere alla regia di mandare la prima clip. Prego. È stato proprio un amore a prima vista, proprio la sensazione del pennello sulla carta, come una folgorazione. La stessa emozione che avevo avuto, e me la ricordo, proprio nel preciso momento quando ho messo le mani sulla roccia. Sono proprio dei momenti in cui uno riconosce se stesso, si sente nell'azione che fa e quindi si sente bene. Quando metto uno strato, l'ultimo strato su un acquarello, 1,5 metri per 1,10 metri, penso che ci vuole più coraggio a dipingere che arrampicare. L'ho pensato tante volte. Dico, adesso faccio quest'ultima cosa e rovino tutto, perché può succedere. Ecco, adesso mettiamo ad asciugare. Per me cos'è la montagna? È una bella domanda, però la risposta veramente non ce l'ho. Mentre dipingo, cerco veramente di sentire le sensazioni che dà un canale di neve e il tipo di terreno, anche se per esempio è solamente accennato perché è molto lontano, è un tipo di terreno che conosco, cioè io me le visualizzo in testa certe cingette, certi sfasciumi oppure certe pareti, quindi cerco di comunicare questa sensazione nel pennello. Ho dipinto adesso un civetta e, non so, salgo col pennello per una via e scendo con il pennello per un'altra via. E nel frattempo magari mi ricordo di alcuni passaggi, quindi dico, ecco, adesso qua sono sul Chavazes, adesso qua sono sulla traversata della Micheluzzi, poi qui potrei salire per il Diedro Bull. Sì, è il fatto di conoscerlo anche proprio dal punto di vista, diciamo, tattile, fisico. Credo che un pittore che dipinga una montagna senza veramente conoscerla ne abbia una visione ovviamente diversa. Non sono mai stata in cima a Montasio, tra l'altro, ma sono stata poco in cima a tanti monti, perché quando arrampicavo la parete, il soggetto, non è la cima. Nella prossima vita penso che farò quello tutta la vita. È una cosa che mi dispiace aver smesso di fare, proprio l'arrampicata in sé per sé. Per l'armonia del gesto in sé per sé, perché è un
gesto artistico che si serve solo del corpo. Ritrovare gli equilibri degli spostamenti del proprio corpo su quando sai che sei su degli appoggi piccoli, su degli appigli piccoli, ma trovi proprio la percezione di te stessa, di tutto il tuo corpo. E questa sensazione è una sensazione di equilibrio e di armonia del corpo che non può non trasmettersi nella mente. Secondo me è una sensazione uguale a nessun'altra. In montagna non ci si sente mai soli, perché ci sono le montagne, ma la solitudine è veramente un elemento fondamentale per la propria crescita interiore. E io ne ho assolutamente bisogno e credo che le giornate che passo da sola in studio senza parlare con nessuno siano una situazione che rasenta la meditazione e che mi dà un senso di benessere profondo. Un senso di benessere profondo. Lei, come dire, ha avuto la fortuna di scalarle, le Dolomiti e le montagne, e poi di trasferirle su tela, eh? E le ha servito questo fatto di scalarle e poi renderle su tela. Sì, il microfono, scusa. Sì, il percorso della vita di una persona è sempre uno e trova delle fasi diverse. Sicuramente, dunque, una persona inesperta pensa che un pittore si siede davanti a un'immagine e la copia. Invece così non è. Ogni immagine che un pittore riproduce è frutto di una scelta. E quindi tutti i segni, diciamo, che l'immagine reale dà vanno vissuti. Eliminati, vissuti, portati. E spesso questi segni sono segni sia pittorici che alpinistici. Tante volte ho pensato, se avessi dipinto quando ero veramente giovane, avrei trovato molte più vie nuove da fare, perché dipingendole chiaramente si legge la parete e se ne legge, certo. Si leggono dei volumi semplificati, ecco, che sono poi le tracce. Beh, lei abitualmente vive tanto a New York, giusto, se ho capito bene? La mia vita. Quindi, come dire, ha poche occasioni adesso di andare sulle Dolomiti e in montagna? Beh, vengo in Italia abbastanza spesso, francamente, ci passo l'estate, però il mio lavoro comunque è un lavoro in studio, perché io lavoro con l'acquerello in dimensioni molto grandi, sono impensabili fatte, certo. Sul posto, e quindi, cioè, la cosa ironica è che io vivo negli Stati Uniti, dipingo solo le Dolomiti e la cosa buffa è che quando ogni volta che ho esposto, ho avuto varie mostre anche in musei, la gente mi chiede se me le invento e dice: ma lei queste montagne si inventa? Dico: orrore, no, ma mai, come? Non mai avete... sarebbe possibile, ma come? Non conoscete le Dolomiti, quindi... Quindi, come dire, senza le Dolomiti non potrebbe mai stare, e quindi dal suo studio di New York le trasferisce sulla tela. Sai cosa poi? I paesaggi sono per natura anonimi, invece il paesaggio montano non lo è, perché per me hanno dei tratti somatici le montagne, non dipingo delle montagne generiche, dipingo delle montagne che conosco, delle forme che conosco e di cui conosco anche la storia, le salite, certo. Quindi diventano... Poi il paesaggio dolomitico è stato proprio riconosciuto dall'UNESCO come di straordinaria bellezza, certo. Dunque merita tutta l'attenzione possibile. Grazie, certo. Riccarda. Chiedo di nuovo alla regia. Chiedo di nuovo alla regia di mandare l'altra clip. Grazie. Io avevo paura delle montagne. La montagna mi ha sempre fatto sentire piccolo. Ed è stato interessante cercare di capire come io abbia voluto vincere questa paura. Perché io non sono nato
in questa valle, sono nato nella campagna, ed è anche strano che quell'ambiente mi abbia poi portato in montagna, perché per esempio mio nonno non mi ha mai nominato i nomi delle montagne che quotidianamente vedevo. E poi quando mi portavano d'estate negli alpeggi più alti, sotto il Civetta, il Pelmo, quelle montagne ancora più grandi, dove proprio i prati finivano, dove quella gente che aveva faticato a estirpare un metro quadro d'erba per poter dar da mangiare alle mucche, alle capre, ritenevano che quei luoghi più alti ancora fossero inutili. Erano solo contorni pericolosi. Io piangevo per non entrare in quei luoghi, perché quando volevano portarmi dentro, ancora più in alto, io mi aggrappavo all'ultima cosa viva che c'era, un albero, perché mi facevano paura. E quindi è ancora più strano che uscire da un contesto così lontano, da una situazione culturale così diversa, io poi lentamente abbia fatto un percorso che mi ha portato, non dico a vivere in quei luoghi, ma a vederli, a frequentarli, e le montagne sono diventate parte della mia vita, perché una cosa era la capacità di scalare e una cosa era la capacità di sentirsi a proprio agio nel vuoto, perché volevo vivere davvero e conoscere quei grandi baratri che ci sono fuori ma anche dentro di me. La maggior parte della mia vita attraverso la passione della scalata l'ho vissuta negli Dolomiti. Ho frequentato le Alpi, ho frequentato marginalmente l'Himalaya, ma le Dolomiti sono state un luogo di esperienza più profondo, più significativo. È stato un percorso interessante. L'alpinismo per me è stata un'esperienza che mi ha permesso di conoscere molte cose, me stesso, gli altri, e imparare a vedere le cose da altri punti di vista. Sono state scelte fatte in piena libertà, e allora forse questa è la vera libertà che mi sono concesso, avere la possibilità di scegliere. Manolo, Manolo, hai detto nel video le Dolomiti sono stati un luogo di esperienza molto profondo, no? E tu le Dolomiti, come tante altre pareti, le hai affrontate in solitudine, molto in solitudine. E allora volevo capire qual è il sentimento, tu la montagna, tu da solo in montagna, come... Innanzitutto è cambiato. Quell'esperienza è stata la prima parte della mia vita, dove ho, come ho raccontato, lottato per vincere la paura delle montagne, la paura del vuoto, finché sono riuscito in qualche modo a vivere. Credo, se mi permetti una parentesi, vorrei esprimere tutta la mia, come dire, ammirazione per quel ragazzo. Ma proprio per come, non tanto per quello che ha fatto, ma come l'ha fatto. E quello che dice è interessante, perché insomma, in qualche modo lui ha voluto essere in quei luoghi, lui ha lottato per vivere in quei luoghi. Quindi quello che è successo è chiaro che è drammatico pensarlo a quell'età, però lui voleva, come tutti noi che abbiamo scelto quella vita, che abbiamo voluto scegliere fortemente, essere in quei luoghi. E io quando finalmente ho vinto la paura della montagna, del vuoto, che ripeto non è stato facile, perché una cosa è avere in qualche modo aver ereditato una forma di talento per scalare. E purtroppo Tom ha dimostrato che nella vita a volte serve più fortuna che talento.
e questo dispiace, ma è così nella realtà. E quindi non sempre combacia. La mia come dire, profonda emotività scoperta nel toccare l'elemento non era sufficiente quando si spalancavano i baratri sotto. Però quando finalmente sono riuscito a vincere, a non farmi sopraffare dall'immaginazione, che non è stato facile, ero dove volevo essere e ne avevo bisogno di quel vuoto. Finalmente il vuoto era diventato un punto di appoggio nella mia vita, ma non è durato per sempre. È stato un periodo della mia vita. Ed è interessante sentire come lei ha raccontato la montagna, perché come posso immaginare, molti arrivano qui perché sono in qualche modo alienati da una quotidianità, per amore di Dio, difficile, e sono è difficile non rimanere affascinati da un tramonto, da un'alba o da questi ambienti, dalle Dolomiti. Io non ho girato completamente il mondo, ma difficilmente ho trovato un paesaggio che cambia come le Dolomiti. Dopo un'ora è completamente diverso, la pioggia, la neve, hanno colori straordinari su queste montagne. E lei riesce a catturarli, ma quello che è riuscita a catturare è quella dimensione che un turista non potrà mai fare suo, nemmeno attraverso i racconti, perché gli alpinisti sanno dove sono saliti e quelle linee sono i loro sogni, alcune volte geniali, perché magari incompleti, però dove sono riusciti a estrapolarli dalla montagna, dove hanno visto li hanno una davvero via. Messi in una condizione di tridimensionalità reale, vera, concreta, e lei riesce a farlo in un modo contrario. Questo mi piace, perché c'è una sensibilità che forse scivola troppo sul romanticismo, per l'amor di Dio, non voglio, però ancora una volta fa capire quanto importanti sono le emozioni. Quanti ricordi deve avere per riuscire a trasferire la passione in un tratto di pennello? Mi piace questo, quindi. Ed è quello che abbiamo cercato di fare noi alpinisti, sognando e immaginando di scalare una montagna che, in effetti, se pensiamo bene, è come essere davanti a una tela e dipingere qualcosa in un foglio bianco. Lo rendiamo concreto e poi magari riusciamo anche a regalarlo a quelli che arrivano dopo. Quindi dai la possibilità a molti di vedere cose, mi sembra anche una bella, come dire, lasciare qualcosa agli altri che in fin di conti non costa niente. Se pensiamo che gli alpinisti sono riusciti a regalare qualcosa agli altri, che è grande, la marmolada è immensa, ma uno può, dopo che qualcuno l'ha scalata, metterla perfino nel comodino. Mi sembra una cosa bella. Grazie Manolo, le riflessioni sono sempre molto gradite, grazie mille. Ancora chiedo aiuto alla regia per mandare un'altra clip, prego. Sono una fisarmonicista di formazione classica che poi si è dedicata principalmente al repertorio contemporaneo cameristico. Contemporaneo, veramente, fisarmonica sono due cose che vanno molto bene insieme. La fisarmonica, con tutte queste, la capacità di creare questa moltitudine di suoni che sono legati sia al respiro attraverso il mantice, sia a questi suoni anche molto aggressivi, e però una varietà che può cambiare in pochi secondi, cioè ovvero si passa da un pianissimo ad un suono totalmente irruento. Thank you.
come musicista c'è sempre un momento di grandissimo studio, cioè c'è un pezzo, tu devi assolutamente superarlo, farlo tuo e poi poterlo interpretare. Però quel momento dove tu ti racchiudi e cerchi di capirti è sempre in solitudine. Poi c'è il momento della condivisione, che invece quando, per esempio, ci sono le prove oppure si presenta il lavoro a qualcun altro. Diciamo che quando ero più piccolina, vivendo proprio sui monti, ero molto legata, cioè comunque trovavo pace nel camminare, nell'andare nella natura, insomma, comunque mi ritrovavo molto. È bella la natura, no, qua in Trentino, moltissimo, e proprio non mi sono mai accontentata solo del bello. Direi che io ho sempre visto le montagne come qualcosa da superare. Volevo sempre vedere oltre quello che c'era, anche da piccolina. Margherita Verlanda, hai detto: quando vado in montagna trovo pace. Tu fai molte attività diverse, no? Con la tua fisarmonica, però qui ci hai dato un po' un momento in cui i suoni che fai uscire dalla tua fisarmonica sembrano rappresentare queste verticalità, queste cose delle Dolomiti. È un po' così, no? Riesci a prendere ispirazione anche così? Beh, sicuramente appunto la fisarmonica ha un range sonoro che va dalle tonalità più gravi sino a quelle più acute. Quindi da un certo punto di vista sì, può essere come anche un ogni pezzo musicale, ha una certa verticalità. Cioè si parte da una base, poi si va avanti e si crea comunque un muro di suono che sì, può essere in questo senso si è assimilato sicuramente alla verticalità che danno le Dolomiti. In generale, cioè più che altro l'unione con la natura e con le Dolomiti nel suonare la vedo in questo, proprio la struttura stessa di un pezzo e anche dello studio. La Dolomiti, cioè le montagne lo vedo come un qualcosa appunto da superare anche, no? Come dicevano anche tutti gli altri, si crea un sentiero e si va e si vuole essere lì. È un po' come quello che succede quando si suona o comunque si studia musica. Tu leggi queste partiture, trovi il tuo modo e vuoi arrivare fino in cima e lì esserci. E porre, dare una tua interpretazione a quel luogo, a quel suono in questo e caso. E ti capita spesso di suonare al cospetto delle montagne, delle Dolomiti? Beh sì, perché appunto ho studiato molto all'estero, però poi appunto sono tornata in Trentino da un po' di anni e sia nel mio studio a Baselga di Pinè, che condivido, si vedono le montagne, sia da dove sono nata appunto si vedono le Dolomiti del Brenta. Quindi sì, ogni volta che ho studio c'è qualcuno davanti, anche se sono sola nello studio, sì,
Bene, quindi anche per te l'ispirazione viene dalla montagna, anche dalla montagna. Come dico anche nel documentario, ho sempre viste le montagne come il mio scenario odierno e ho sempre voluto vedere cosa c'era al di là. E questa è un po' forse nata da qui la curiosità del continuare a studiare, di ricercare, di, anche nella musica appunto, di voler superare il proprio limite, quello sicuramente. Grazie, grazie a Margherita Berlanda, grazie a Manolo, grazie a Riccarda, grazie a Bruno e Stefania Pederiva. Vi invito cortesemente ad accomodarvi in sala. Avete visto che queste clip, questo filmato sono molto belli. Ci hanno accompagnati, prego, ci hanno accompagnati in tutta la serata donandoci belle emozioni. E ovviamente questi video, questi documentari hanno delle firme, sono i registi Elena Guatelli e Angus Esteban Vega. Prego. Vi ringraziamo molto per le emozioni che ci avete fatto provare. Vi passate lo stesso? Sì, sì. Benissimo. Sì, sì. E mi piace anche ricordare che il vostro film dedicato a Tom ha avuto diversi premi, no? Quanti, sì. Mi pare che ne avete accumulati. Su una decina, sì. La cosa importante è che il film, che è stato girato nel 2015, e ha girato tutto il mondo, insomma, a parte i premi, è stata un'occasione appunto per far conoscere Tom e com'era il suo alpinismo e com'era lui. E ancora questo film, appunto, l'abbiamo reso disponibile adesso online da un po' di mesi per appunto far sì che la storia di Tom venga conosciuta dalla maggior parte del pubblico, dal più pubblico possibile. Prima di andare avanti a parlare con voi, chiedo alla regia se ci dà una nuova clip, così poi parliamo anche di un'altra parte del vostro lavoro. Prego. Me dedico a escalar grandes paredes, big walls, en lugares remotos, de los cuales tengo poca información, y normalmente voy en solitario. Una de las características es que, aparte de ser lugares poco conocidos, a veces que hace falta explorar, pues también voy sin medios para comunicarme. No llevo ni radio, ni teléfono, ni nada de esto. Vivo en una ciudad con mar y el mar me encanta a distancia, o sea, no es incompatible, no es nada incompatible que te guste el mar como que te guste la montaña, ¿no? De la misma manera que vivo en Barcelona, una gran ciudad, ¿no? No es incompatible con que luego me vaya a la montaña y esté sola, ¿no? Porque aquí no estoy sola. Si voy sola es porque quiero estar sola, porque quiero sentirme sola, ¿no? Y entonces el hecho de llevar un teléfono para mí cambia absolutamente la experiencia. Aparte de que cambia el compromiso, tener la opción de poder hacer una llamada en cualquier momento, para mí es más duro que no tener la opción, porque claro, cuando estás allí hay muchos momentos duros y difíciles, ¿no? Que recorrería el teléfono si lo tuviera allí. Entonces no estaría experimentando esa soledad al 100%. Que hice, que fue en Alaska, me llevaron en un hidroavión y yo quedé con el piloto del hidroavión, pues dentro de 53 días quedamos en este mismo sitio, ¿no? Porque como no llevo teléfono ni nada, pues vamos a quedar así, ¿no? Yo llevaba en esa ocasión 6 bultos de 25 kilos, 150 kilos, que tenía que cargar hasta la pared, escalar la pared y regresar, ¿no? Entonces hice un total de 540 kilómetros andados, entre ir y volver. Llevo una, regreso de vacío, cojo otra, regreso de vacío. Si tienes 6 mochilas, son 11 trayectos de cada etapa del camino, de ida y de vuelta. Más la escalada, claro.
Bueno, yo pienso que sí, que es una sensación de libertad el poder escoger cómo quieres funcionar. Es que pienso que es esa la libertad, ¿no? Cómo quiero vivir, cómo quiero estar en el día a día, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que es que cada vez es más difícil tener libertad. Para mí estar solo es una opción personal de querer experimentar algo por ti mismo, ¿no? Y aparte yo no quiero estar sola el 100% de mi vida, ¿no? Son momentos en los que tengo esa necesidad de experimentar algo en soledad, ¿no? Y me parece algo muy bonito. E questa era Silvia Vidal. Ecco, voi avete, magari con Esteban, questa Silvia avrebbe dovuto essere qui, credo, no? Ma sì, Silvia non è potuto venire, lei abita a Barcellona, era appena tornata da una sua ultima spedizione, particolare perché lei quando parte non dice a nessuno dove va, cioè lo sapranno sicuramente una o due persone della sua... Sì, della sua famiglia. La sua famiglia, della... Però effettivamente è super onesta, parte da sola assolutamente, nessuno sa dove va, arriva a un punto nel mappa del mondo che chissà, senza cellulare, senza satellitare, senza niente, e parte. E praticamente al pilota che la porta lì le dice 53 giorni, se il giorno 54 non sono tornata, allora preoccupati. Intanto... È il suo modo di vivere la montagna, è questo modo. Voi avete l'occasione, facendo questo lavoro, di conoscere queste persone speciali, queste che erano sul palco, Silvia, quindi, come dire, una ricchezza in più, no? E mi piaceva anche chiedervi qual è il vostro approccio alla montagna, perché avete tante belle occasioni. Sì, io, vabbè, essendo trentina, nata a Bolzano, ma cresciuta in Valsugana, quindi. Le montagne sono sempre state, sempre appassionata di natura. E lui di Madrid assolutamente no, della Mesetta, infatti è sempre un tentativo di convincere ad affrontare, però diciamo che filmiamo più che fare, cioè viviamo certo. Di luce riflessa delle esperienze di alpinismo degli altri, però alla fine ne parlavo anche l'altro giorno, anche se per noi non esiste esattamente un genere di montagna, ci sono delle storie e ci sono delle persone e la questione è che nelle nostre Dolomiti, nelle nostre montagne ci sono tantissime storie da raccontare che possono essere relazionate con l'alpinismo ma che vanno molto oltre, come appunto abbiamo visto in questi filmati, quindi da storie di arte, di amore, di montagna, di solitudine, di condivisione, e c'è tutto. E che segno vi ha lasciato a voi Tom Ballard? Tom, è difficile parlare di Tom, noi parliamo di Tom appunto, abbiamo parlato attraverso il film, noi abbiamo avuto l'onore di iniziare anche il nostro percorso nel film di montagna attraverso Tom, non conoscevamo altri alpinisti e il primo che abbiamo conosciuto è stato Tom Ballard, quindi per noi è anche ancora per noi rappresenta certo. L'alpinismo, sì. Grazie, vi ringrazio molto. Grazie a voi, grazie a tutti. E in bocca al lupo per i vostri prossimi lavori. Prego. Viva il lupo, grazie. Ecco, noi siamo giunti più o meno alla fine della nostra serata, però prima di ringraziare tutti gli ospiti, tutti gli organizzatori, insomma coloro che ci hanno consentito di vivere questa serata dedicata a Tom Ballard, alle Dolomiti UNESCO, al suo modo e mondo dove arrampicare. Ci tenevo a ricordare una cosa, le Dolomiti patrimonio dell'umanità, sono di tutti, appartengono a tutto il mondo, appartengono a ciascuno di noi e ciascuno di noi, e voi lo sapete bene che vivete qui e che le avete, come dire, come compagne di vita da sempre, però ciascuno di noi può fare qualcosa per le Dolomiti, basta solo che lo vogliamo. E mi piaceva lasciare anche questo messaggio, oltre che al ricordo bello e profondo che ci hanno regalato i nostri registi di Tom Ballard e le persone che l'hanno conosciuto, anche questo, ricordiamoci che le Dolomiti sono nostre e ciascuno di noi può fare la sua parte. E quindi l'invito è farla e l'invito è anche
continuare a vedere gli eventi del Trento Film Festival. Il sito è consultabile, va avanti fino al 2 settembre, e naturalmente anche di andare a visitare il sito della Fondazione Dolomiti UNESCO, perché è sempre ricchissimo di proposte e di cose da poter fare anche ciascuno di voi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.